Salve a tutti ragazzi, sono sempre io, Mr. Tyke, e benvenuti nella mia cucina di cotto e mangiato. Scusate, ho sbagliato puntata, scusate. Salve a tutti ragazzi, sono Mr. Tyke e benvenuti a questa 18ª puntata di Minecraft con Modback Falls. Benissimo, anche questa serie è diventata maggiorenne perché la 18ª puntata, vabbè, questa me la potevo tranquillamente risparmiare. Ci eravamo lasciati, a parte gli scherzi, alla puntata dove avevo fatto quel grandissimo errore di aver craftato il crusher anziché craftare il macchinario che crafteremo in questa puntata, che per l'appunto serviva a tritare i minerali per avere 3 dustens che 2. Allora, stavo scavando col tunnel bow. Oh, mi si è tappato il naso. Oddio, devo chiamarmi idraulico. Ah no, ok, tutto a posto ragazzi, tranquilli. Dicevo, stavo scavando col tunnel bore qua, infatti ho fatto un tunnelazzo enorme, ho lasciato qua, la maggior parte dei minerali l'ho tutti lasciati perché credo, come dicevo nelle puntate scorse, di fare una micro playlist dove fare i mine day, quindi i giorni dove minerò. Vabbè, qua sono le miniere normali, qua ho fatto fare un altro tunnel perché ho scavato ho scavato aggressivamente perché mi servivano dei diamanti. Oddio sì, anche io cerco i diamanti. Cercavo i diamanti perché per questo nuovo macchinario servono appunto i diamanti. E allora io stavo sperando qua. Speriamo che li troviamo all'inizio. Come ho scavato? Diamanti. E allora adesso cosa facciamo? Ci rilasciamo e finiamo la puntata. Ciao. No, vabbè. Ci prendiamo i diamantozzoli. Ok. Come scavo io? Mi faccio domanda e risposta da sola. Come scavo io? Prendo 64 binari, ce li schiaffo dentro, sì, ho craftato degli altri binari, e il ballast se lo carica da solo, sto anche finendo la testa, e ci metto poi del carbone, come sia sia. Quando finite 64, se non c'ho qualcosa in particolare da fare, spacco i binari e mi porto via tutto dietro. E rirompo di nuovo questo qui, lo cappotto e me lo porto via, perché però si può tranquillamente togliere come un minecart. E raccogliamo il diamant. Speriamo che non ci sia della lava, non c'ho voglia di scavarci attorno. Stai a vedere. Ok, a posto. Saliamocene. Qua lascio tutto com'è. Volevo ringraziare comunque in questo video a Pivano 99. Oddio, me lo ricordo a memoria, eh. Questo qua è onore, Pivano, questo qua è onore. mi ricordo a memoria il tuo nome. E vabbè, dai, a parte gli scherzi, no. Volevo ringraziarti per avermi suggerito la correzione nel titolo del precedente video. E volevo anche salutare Gian Lumena, che come al solito è sempre lì pronto nei commenti e mi ha chiesto salutami nel prossimo video. Ok, ti saluto. Saluto anche Totten98, che aspettava con ansia questo video. Allora, andiamo a fare. Quanti diamanti ho preso? 6 diamanti? E beh, dai, un bel bottino ragazzi, bel bottone. Allora, Saliamo su. Ah, prima di fare quella puntata dei Mine Day, ovviamente devo. Sembra un gruppo musicale, Mine Day. Devo fare praticamente. Devo sistemare prima l'assembly line in modo corretto. Così almeno mi posso far fare direttamente i dust automatici senza che sto lì a svarionare. Bene, ragazzi, allora è arrivato il momento di dirvi il nome di questo dannato e benedetto macchinario. Il nome è il Purification Chamber. Eccolo qua. Me lo sono ricordato a memoria, eh. Oddio, se avete visto, rifate la moviola, potete vedere tranquillamente che me lo sono ricordato a memoria. Questo perché chi vede il video per la prima volta mi piglia per scemo, perché io non mi ricordo mai niente. Non mi ricordo. Comunque, fa niente. Chiudiamo la parentesi perché qua stiamo svarionando di brutto. Purification Chamber. Il crafting è abbastanza semplice e complesso, quindi è come al solito. crafting,
crafting, rafting. Vabbè, allora, due enrich ed alloyed che sappiamo benissimo come farli. Oddio, adesso ho visto che c'era l'enrichment chamber. No, bisogna ricraftare l'enrichment chamber. Vabbè, crafteremo anche quello lì, quindi il video magari si prolungherà un po', magari lo divideremo in due, ma penso che ne farò una tirata unica. Basic circuit o control circuit e poi questi nuove componenti che sono gli atomic core. Come craftare gli Atomic Core? Gli Atomic Core si fanno con 4 enriched alloy, 2 dust di platino, un diamante, ecco perché ci serviva il diamante, e 2 dust di ossidiana. Ossidiana, ragazzi. Cosa craftiamo prima, però? Cosa craftiamo prima? Mi sa che dobbiamo craftare prima. Ci conviene craftare subito l'enrichment chamber. No, ma io la faccio molto più complicata. Bisogna fare dello steel, quindi ci vogliono 9 di steel subito subito. 9 di steel, un colpo solo. È un casino di platino. Quanto platino abbiamo? 6 di platino. Mi sa che bisogna andare a tirare via giù. Quindi. Allora abbiamo già del platino dust. Platino, 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 platino. Abbiamo del platinum dust. Ci serve. Questo qua mi sono impallato perché cosa dovevo fare? Lo steel. Voilà, a posto. Lo steel. Il ferro dov'è? C'ho 2 di ferro. Non ci posso credere che ho solo questo di ferro, ragazzi. Non posso crederci. Non posso crederci. Non posso crederci. Quindi devo fare del dust. Ragazzi, mi sono fregato per animali stessi. Niente, allora dobbiamo scendere un attimo giù in miniera, dai. Facciamo un attimo al volo, tutto al volo. On the fly, on the fly. Ecco perché di solito faccio lo steel a mano. Ecco, anche in questo caso lo dovevo fare a mano, non l'ho fatto a mano, ci ho preso una bella fregatura, per non dire altro. Come avete visto, ragazzi, il video, voi dite Scaramanzia non esiste. Ho fatto il 17° video lo scorso, avete visto che bella fine che ho fatto. Allora, ci serve del ferro e della cazzilla, della. Ma scusa un po', ma io non c'avevo. Ma io il ferro, ragazzi. Vabbè, andiamo a prendere comunque del coso del platino. Facciamo un attimo al volo, vediamo un po' se lo troviamo, così almeno vi faccio vedere anche il tunnel. Boh. Andiamo nel tunnel nuovo. Oh, non mi interessa a me di cazzilli qua di zombie adesso, perché ho trovato anche altre miniere nuove. Ah, dicevo, cos'è sta a fare? Voilà. Mi chiudiamo, dicevo, ma strano, pensavo che fosse un bug di texture. Vabbè, l'oro ce lo lasciamo. Qua cosa c'è? Il mio cane intanto svariona. Prendiamo qua. Yeah! C'è ancora un altro. Bene. Scusate l'impallamento di prima, ma non sapevo cosa dire. Non sapevo cosa fare. Stavo pensando. Purtroppo anche a me capita di pensare. È una cosa molto grave, ragazzi. Se vi capita anche a voi, lapiscazzoli non mi servono. Io tanto ci scommetto quello che volete, ragazzi, che io avevo il ferro su. Voi vedrete sicuramente scuro e io piazzo una torcia. Voilà. E adesso che ho piazzato una torcia ci rimane solo uno di ferro. Bello. Vabbè, qua è meglio chiudere che poi passa il tunnel. Tunnel. E basta. Sì, dai, vabbè. Andiamo. Perché io mi ricordo che il ferro ce l'ho su. Platino penso che ne abbiamo abbastanza. Andiamo a vedere in quest'altro tunnel se l'avevo lasciato. No, qua non ci ho lasciato niente. Dai, facciamo una scappata, ragazzi. Dai, che almeno vi faccio vedere le miniere, come ho detto prima, dai. Al volo, proprio al volo. Adesso io cado dentro la lava. Qua c'è la parecchia redstone. Qua, come vedete, il tunnel bore ha lasciato la gravel che doveva lasciare. Qua c'è dell'altro ferro, dai, nel frattempo lo raccogliamo, sempre buono. Ecco qua, qua. Ah, ecco qua c'è parecchio platino, dai, prendiamolo, raccogliamo. Parecchio, oddio, 3 blocchi. Vabbè, sai, siamo già a 12. Oh, qua si è bloccato perché io qua avevo trovato un altro tocco di miniera. Lapiscazzoli, un po' di tutto, c'è ferro qua, tutto. Oh, stronzo. Cosa c'è qua? Adesso me lo vado a prendere, oh. Piazzo una torcia, che non ne ho più. Ragazzi, mi dovete perdonare. Vediamo se riesco a craftarla a volo una. Il carbone se ne sta andando via, eh. Come lo raccolgo?
Piazzo subito lì. No! Faccio la spada. Ragazzi, io me ne vado perché non ce ne voglio di morire adesso. Devo mangiare una bistecchiozzola. Proprio da nabbo. Devo andare a raccogliere quella roba lì. Oh, vaffanculo. Vaffa sbafola. Facciamo così, mettiamole una nuova. Una cosa, vediamo qua. Facciamo prima. Voilà! Ciao ciao mostri! Piazziamo una torcia. So che voi non vedete, vi chiedo veramente perdono in ginocchio. No! Ma questa è sfiga! Vabbè, va, capito, non devo raccogliere niente. Basta, stop, ciao. Me ne vado, ciao ragazzi. Basta, dopo questa piccola... Mi ero dimenticato che ero in video, ragazzi. Pensavo che stavo minando a cose chiuse. Questo... Wow. Oh, sarà che fa troppo caldo qua? Beh, non per la lava, ragazzi. Farà caldo qua nella mia camera. Però sto svarionando, non ci sto capendo più niente. Via, vado su. Stop. Non ci sto capendo più niente. Fammi salire. Oh, ancora qua ci devo fare le rotaie. Come salta il mio omino, bello. Come noterete, come ben noterete, la mia esperienza è scesa di brutto. Perché? Perché vado a fare un po' di legnetta fuori dalla casa mia. E cosa succede? Cosa succede magicamente, ragazzi? Cosa succede? Mi attaccano zombie, creeper, ragni, scheletri, tutti quanti assieme. E uno zombie con l'armatura d'ossidiana addirittura. Vi rendete conto? Io sono sceso giù adesso che ci sto pensando dell'ossidiana e non ho raccolto l'ossidiana. Perfetto, ragazzi. Perfetto. Vabbè. Adesso facciamo quello che ci serve e poi pensiamo al resto. Adesso come minimo dobbiamo mettere a sprizzimmare qua. L'ho detto che c'era il ferro, eh. L'ho detto che c'era il ferro. Guarda quanto ce n'è qua di ferro, guarda. Vabbè, facciamo una cosa. Mettiamo a fare subito il dust. Questo lo mettiamo a cucinare. Facciamo fare subito il dust dell'ossidiana. Facciamo tutto dust, voilà. Tutto dust, vai. Ok. Allora, adesso io devo fare lo steel. E non ho il carbone. Non ho il carbone. Devo fare 9 di steel. Vabbè ragazzi, craftiamo quello che ci esce. 6 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 4 4 Ok, qua ce ne sono usciti 4. E poi faccio andare a carbone alla limite il tunnel bore. Lo fa per forza così. Ok, 6, ne mancano altri 3. Qua finito? Come vedete ragazzi, so fare molto bene i conti, eh. Adesso ne manca uno, io da dove me lo tiro fuori? So già che voi avete detto la risposta, ma preferisco non sentirla, perché già mi immagino quale sia. E niente, quindi io qua cosa devo fare adesso? Adesso mi trovo anche qua che mi finisce anche i tronchi. Qua mi sono trovato proprio in una situazione di... Me ne vado a dormire, proprio perché non so cosa fare. Dormire. È un crafting lungo, sapevo, già craftavo qualcosa. Oh!
Oh, sto moto zappa! Oh, meno male, non ce la facevo più. Poi contiamo quanto mi deve cucinare. Adesso ci arriva un creeper alle spalle. Eccolo dov'era sto faccia di merda! Boh! Ti faccio 8 occhi neri, ti faccio. Ma io perché c'ho la spada? Oh. Ah no, c'ha 8 zampe il ragno, non 8 occhi. Ma che cretino che sono. Io tranquillo, senza finestre, ancora laggiù. Allora. Sono 3, allora. 4. Quindi, cioè, io cosa ho raccolto a fare adesso, sti tronchi? Cioè, non ho capito, aspetta. Dai! Dai! Vabbè, faccio una cosa, faccio prima che sennò qua mi faccio vecchio più del solito. Non ci sta la sabbia. Oh, qua è vuota, perfetto. Dai, fammi questo tronchetto, su, 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 giù, su, di qua, destra, sinistra. Bravo, cucina qua. Bravo. Allora. Ah, ecco ragazzi, una cosa. Se volete vedere, adesso visto che non ve l'ho spiegato, se volete vedere la puntata in cui crafto il crusher, che sarebbe questo macchinario qua, crusher. E vi faccio adesso in questo momento, in questo preciso momento, dovrebbe apparirvi il link al video. E se non vi appare il link è perché hanno aggiornato YouTube e quindi sono scomparsi le annotazioni. Sono scomparse le annotazioni. Comunque, è questo, cioè il video è la parte 1 di questo che state guardando in questo momento, quindi è facile da trovare. Allora, mettiamo a cucinare questa roba qua. Perché sto continuando a ripetere in questo video? Poi facciamoci i calcoli di quanta roba ci va. Allora, qua ce ne vogliono 4 di platino sciolto. No, che 4 di platino? Il ferro qua ci va. Vabbè, questo non è un problema. Ci vogliono qua 4 di platino. 4 di platino, quindi sono 4, 8, 12, 16. Quindi 16 di platino sicuramente a sciogliere. 16, quindi 16 di platino a fare adesso. Voilà. 16 di platino. E questi cosa? Ah sì, questi fanno col ferro. 16 di platino, la redstone ne abbiamo. Quindi bisogna mettere a fare di nuovo questo qua. A tritare tutto il ferro. Che di ferro invece ce ne va. 1, 2. Sì. Mi prende per il culo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 di ferro. Là, ci stiamo giusti, forse ci stiamo giusti giusti. Craftiamo sto blocco di steel che sapevo lo craftavo prima. Adesso avete capito perché negli altri episodi faccio lo steel prima. Voilà, blocco di steel pronto. Sì, ma io adesso devo fare questo prima. Porca vacca, mi sono sbagliato. Mi sono sbagliato, mi sa che col ferro allora non ci stiamo. Mi sa che col ferro non ci stiamo. Allora, mettiamo a sciogliere 14, quindi siamo 14 di ferro. Adesso ce ne servono 4, abbiamo detto, di ferro. 1, 2, 3 e 4 di ferro. Sì, 4, cavolo. 4, 5, 6 di ferro qua ce ne servono.
Allora, stai di fare ho sbagliato perché prima devo craftare quell'altro. Devo craftare prima l'enrichment chamber. Control circuit. Ce ne vogliono qua 3. Allora, qua ci andavano 3 di platino, 3, 3, 6, 6 di platino. Da cucinare. Perché sei andato così lento? 6 di ferro, 6 di platino. Ah no, ecco, si è sbloccato tutto un colpo. E niente, poi vabbè, 2 di ferro andiamo a raccogliere, cosa volete che vi dica? Tanto bisogna andare a prendere l'ossidiana, quindi. Allora, dai, vabbè, c'era un lingotto in più, mi sono dimenticato. Allora, poi facciamo altri. Io credo già che mi sia sbagliato, però. Facciamo qua redstone. Redstone ce n'è. Meno male che c'è quello. Enriched Alloy 6, voilà, ci siamo. Perché hai fatto 6? Ce ne andavano di più. Ma che cazzo, che cavolo di calcoli hai fatto? Calcoli renali, sicuro. Allora, perché qua ce ne vogliono 4 e 4, 8. Vabbè, niente di grave. 2 secondi e sono lì. Ragazzi, stiamo arrivando veramente a pesi, io non mi sono fatti i calcoli, vedete quando io faccio. Perché ero preso che dovevo fare il video per sopperire all'errore che avevo fatto prima e ho fatto un casino, mamma mia, mai trovato in una situazione del genere. 2 1 2 1 2 e 2 di questi. Perfetto, qua ci siamo. Come allora ci va il blocco di. Vediamo un po' se mi ricordo. Vediamo un po' se mi ricordo. Blocco di stile. 2 di questi. 4 di questi. E 2 di questi. Enrichment Chamber. Perfetto, perfetto, perfetto. Adesso facciamoci i conti perfetti, perfetti, perfetti. Oggi ripeto sempre 3 volte le cose. Scemo, scemo, scemo. Allora, questo ce l'abbiamo. Allora, ci servono due. Vabbè, queste qua le facciamo come niente. 4 basic circuit. Control circuit. Sì, giusto. Control circuit che ci vogliono, quindi. Facciamo subito il platino. 4, 4, 8, 12, 16. 16 di platino, subito. Voilà. 16 di platino, così almeno vediamo subito. 16 di platino, ce ne mancano 3 e allora mi sa che bisogna andare a fare anche il platino. Allora, tatterà. Voilà, sì. Poi di ferro ce ne vogliono 1, 2, 3, 4, 5, 6 di ferro. 6 di ferro, ok, 5, bisogna mettere 5 di ferro dentro la fornace. 5 di ferro, bisogna ricordarci, perché abbiamo già un lingotto. 5 di ferro e poi praticamente. Sì, 5. 6, 7, 8, 9. 9, 10, 11, 12, 13. 13 di ferro bisogna mettere. Credo di aver fatto i conti semigiusti. 13 di ferro che ovviamente ce l'abbiamo. Ovviamente, ovviamente. Allora scendiamo giù, andiamo a fare tutto quanto. Bisogna craftare un piccone di diamante. Un piccone di diamante. Io voglio un piccone di diamante. Un piccone di diamante. Io voglio un piccone di diamante. Farò il CD, ragazzi, di questa canzone, quindi tranquilli, poi vi dico. Scherzo. Allora. Oh, ma c'è il ferro qua? Ma che cretino deficiente. Quindi bisogna andare a raccogliere il platino. Che quanto ce ne vuole di platino? 1, 2. Ok, ce ne vogliono 4 e non abbiamo 3. Eh beh, eh beh.
Vabbè, uno solo di platino lo andiamo a trovare da qualche parte. A noi ci serviva comunque anche l'ossidian. L'ossidian, l'ossidian, l'ossidian. Andiamo nel vecchio tunnel boro, ragazzi. Oh, non sono mai sceso così tanto in una puntata nella miniera. Veramente, ragazzi. Vabbè, veramente, lo avete visto anche voi. Beh, dai, questo è il bello della diretta, ragazzi. Niente di preparato questa volta, tutto quanto. Cioè, niente di preparato questa volta. Non abbiamo niente crafting, niente di che preparato, non abbiamo uno steel preparato. Questo è quello della diretta. Tutto il casino che. Vabbè, ci siamo capiti. Ecco qua il nostro primo tunnel bore che come minimo è cambiato un pochettino. Minimo, eh. Qua c'è del ferro, raccogliamolo, va. Magari dopo ci serve. Prendiamo solo questo. Bene. Questo ci può bastare. E mo cosa butto? I semi, via, qua. Questo mi devo piantare adesso. Qua c'è i lapiscazzoli. E qua da qualche parte c'era l'ossidiana. Questo è, ragazzi, queste sono tutte le piccole minierette che ha trovato. Tunnel blu. E qua poi alla fine mi sono fermato. Dov'è? Per un peletto non cadevo nella lava. Ferro anche qui. È bello che quando ci sono passato ho detto, ma sì, che se ne frega, tanto non mi serve. Quante? 4 d'ossidiana, se non sbaglio. Cioè. Qua non è che cado nella lava, ok. No, perché so paura che, c'ho paura che cade qualche mob. 1, 2, 3, 4, sì. 4 di ossidiana. Da vedere che adesso qua c'è la lava sotto. Oh! A debito, a debiti qua. No, cosa devo buttare adesso? Flint, qua. Anche se dopo ci servirà sicuramente, quindi butto questo. 2. Ragazzi, qua è un casino. Dai, quattro. Ok, sotto c'era anche lo zolfo, perfetto. Zolfo ce n'è un casino, comunque fosse un materiale un po' raro. Qua devo far piano. Come sapete io sono molto attento, come al solito. Voilà. Saliamo su, adesso dovremmo avere tutto quello che ci serve. Il platino l'abbiamo raccolto, vero? No. No, che furbi, bisogna andare laggiù adesso nell'altro. Che furbi, che furbo. Porca vacca, devo andare a finire ogni volta laggiù per prendere un po' di platino. Ah, ma ce l'avevamo anche sotto casa. Pietre in mano, tappiamo tutto. Voilà, così almeno evitiamo di cadere di sotto. Sento zombie saltare. C'è una festa di zombie sicuro. Mamma mia, sono sempre carico. Cosa butto? Cosa non butto? Questa terra, via, ciao. Adesso riprendo la terra. Lo sapevo. Voilà, io voglio il platino. Il platino, ok, perfetto. Dai, il ferro raccogliamo che qua scende l'acqua sicuro. E ce ne andiamo a casetta, casuccia. Pippiripipipi, spippiripipipam, papparapapapam. E io salto proprio qua. Ok. Ragazzi, mi scuso per il prolungamento del video,
però è una sfida tra me e la Volz. No, la Volz no, tra me e questo mondo, perché veramente. Questa cosa, ce lo devi lanciare dentro il tunnel bore, almeno allarghiamo un bel po', allarghiamo. Ci possiamo fare anche, e ci rimangono almeno anche le rotaie. Chi pulisce più di Shante Shan? Non facciamo pubblicità, eh. Devo mettere un po' d'olio in queste scale che fanno troppo casino. Ok, abbiamo tutto a sto giro, eh. 16, allora dobbiamo mettere a fare il ferro. Sì, vero? No, il ferro è qua, già qua dentro. Bisogna mettere a fare. Mi hai detto che ce ne vuole 13. C'è una cosa, posiamo il dust del ferro e anche il grano, eh? Ok. Voilà. Ok, ritorniamo a rifare quello che stavamo facendo. 4 e ok. Tipo, sicuramente. Allora, cosa dobbiamo fare? 2 e 4 ricce d'alloy. 4 basic circuit facciamo, no? Facciamo così. Prima. Cosa sto facendo? I basic circuit, quindi ci vuole ricce d'alloy. Voilà. Ma io che conti mi sono fatto, che già li ho finiti qua. Ma io che conti mi sono fatto, ragazzi. Uno, due, tre e quattro. Quattro control circuit. E li ho fatti. Forse ci siamo, forse ci siamo. Quattro control circuit. Ah, sì, sono giusti i conti, sono giusti, sono giusti. Sono giusti. Ok, no, convinto che dovessi farne altri. Allora, i control circuit, poi bisogna fare due ricce d'alloy. Sto svarinando, ragazzi, fa troppo caldo in questa stanza, eh. Fa troppo caldo. Allora, 1, 2. Due ricce d'alloy ci sono. E questi qua li abbiamo fatti. Adesso ci vogliono gli atomic, come si chiamano? Atomic core. Ok. Allora, due obsidian dust. Quindi schiaffiamo subito l'ossidiana dentro sto affare. Che mi sa che ci metterà un po' di più questi a farli. No, no, no. Tutto normale. Allora. Dobbiamo fare 4 ancora ricce d'alloy, ecco perché 8. Allora li faccio. Ecco, infatti, allora i conti erano giusti. Dobbiamo prendere un'altra redstone. Tranquilli, abbiamo tutto a sto giro. Cinque, dieci, perfetto. E ok, l'obsidian dust ce l'abbiamo. Che bello, viola. C'è stato il mio lato femminile che è uscito. Si è presentato il mio lato femminile. No, scherzo. E poi il platinum dust ce l'abbiamo, quindi vediamo un po' se mi ricordo. Quindi ce ne vogliono due. Praticamente abbiamo guadagnato un solo diamante, tutto il diamante che avevamo. Eravamo 3, siamo saliti tutto quel diamante e siamo rimasti a 4. Perfetto. Ok, adesso ci vogliono. Vediamo un po' se mi ricordo. Gli Atomic Core.
Adesso teoricamente mi dovrei riuscire a ricordare anche come si crafta tutto sto ambaraciccolo. Wow. Allora, ragazzi, vi posso benissimo dire che se non è il Purification Chamber, io veramente, veramente non posso permettere niente perché so che magari non è il Purification Chamber. Vabbè, presa, ormai è andata. Vediamo un po'. Dovrebbe essere questa. Per fortuna è questa. Per fortuna è questa. Ok, finalmente è arrivata questa sudatissima Purification Chamber che non so che lunghezza di video ci ha fatto arrivare per craftarla. Sarò stato una. Sì, son, no, sono stato. Sono nabbo io, però è anche lunga da craftare. Come si utilizza? Allora, abbiamo detto prendiamo un materiale. Ad esempio, il copper. Allora, prendiamo il copper e mettiamolo nel Purification Chamber. Adesso non parte direttamente, sicuramente non parte. Bisogna mettere il flit. Sì, non parte. Non è, perché non ci ho messo il materiale, ma comunque era per dire. Bisogna metterci del flint, che sarebbe la roccia che frantuma, però se non sbaglio adesso qua se l'ha già preso, quindi forse qua ho aumentato. Abbiamo. Ok, abbiamo altro flint. Ci va schiaffato dentro il flint. Ce lo schiaffiamo tutto, voilà. E poi, vabbè, la corrente che già abbiamo, qua ovviamente ci abbiamo messo il potenziamento come per tutti gli altri macchinari che stiamo usando, e qua quello che vogliamo triplicare, tra virgolette, non è triplicare, ma purificare, proprio perché si chiama Purification Chamber, dovrebbe fare un bel colpetto. Ok, non fa colpo, fa rumore. Ok. Sta purificando, a quanto sembra, uso anche un bel po' di flint. Voilà, e abbiamo 3 di Copper Clamp. Copper Clamp, che sarebbe il materiale sbriciolato alle prime, sbriciolato grossolanamente, ok? Quindi lo prendiamo, lo mettiamo nel crusher che lo trita, ecco questo che dà il colpo, che sembro io quando vado in gabinetto, così faccio, la potevo risparmiare. Allora. Dirti copper dust, perché questo qua è copper dust ma sporco, ragazzi. Ci voleva una laurea per capirlo, eh? Vabbè, comunque è il dirti copper dust. Prendiamo il dirti copper dust, ne prendiamo 3. Adesso è sporco e va pulito nell'enrichment chamber, che viene arricchito chimicamente, praticamente. In parole povere, viene arricchito chimicamente. Classico rumore da frigorifero, e io apro la porta in retromarcia. Ed ecco qua, tranquillamente, adesso sicuramente mi sentirete basso, ok, mi sposto, ed ecco qua. Ed ecco qua, per l'ennesima volta, il copper dust normalissimo, normale, normalissimo, ma sono 3 copper dust. Dite, minchia che fate, che faticaccia per fare 3 copper dust. Ok, sarà una faticaccia, però è una cosa che è sempre un componente della Volz. E vabbè, è stato giusto spiegarlo. Ci sarà anche una fornace che vi spiegherò che è molto utile, che può cucinare più cose contemporaneamente. Magari questa fornace che abbiamo noi adesso montato qua la metteremo nell'assembly line, e poi quella che cuoce più materiale contemporaneamente la metteremo a posto di questa qui, perché quando facciamo i crafting ci serve cucinare più roba. E comunque dicevo, ecco qua, 3 lingotti di copper tranquillamente ricavati da un minerale, quindi purificato tantissime volte, 3 volte, sì, 1, 2, 3, 3 volte, 3 purificazioni, e quindi 3 lingotti. Vabbè, non c'entra niente, però è quello. E intanto qua sta faccia da porco mi guarda, perché sembra un porco a me ogni volta che lo guardo. E niente, ok, non c'è più niente da dire perché abbiamo detto anche abbastanza in questa puntata. E vi ringrazio tantissimo per la visione, per la visualizzazione o visione. Mi raccomando, il video sicuramente è lungo, ma se vi è piaciuto mettete mi piace, se non vi è piaciuto tranquillamente potete non mettere non mi piace. E se volete scrivere al video ne farò. Sarò davvero
contento di questo perché ogni singolo iscritto per me veramente mi fa davvero piacere ogni volta che mi arriva la mail che mi dice gli utenti iscritti, gli ultimi utenti che sono iscritti. E ovviamente più utenti, più mi piace, più video farò. E niente, ho detto troppe volte. Vi ringrazio tantissimo e ciao a tutti ragazzi!